c'è stato il tavolo al Mise per conto del Comune, partecipavano, come lei ci aveva detto, Panini e l'assessore Buonanno. Di Maio ha dato una sorta di out all'azienda, lei come vede questo? Diciamo, c'è una settimana di tempo per decidere. La partita è in mano al governo, io ho sentito ieri lungamente Di Maio, come sapete, ieri eravamo presenti col vice sindaco Panini che ha fatto un intervento assai bello, con l'assessore Buonanno al tavolo con Luigi Di Maio. Luigi Di Maio, con le parole di ottobre 2018 e con l'accordo, ha molto illuso i lavoratori, le lavoratrici, anche la nostra città. Anche noi pensavamo che fosse tutto a posto, quindi adesso la partita è in mano al governo, è in mano a Di Maio. Noi non ci possiamo come paese farci prendere in giro con questa chiusura della sede di Via Argine di Napoli della Whirlpool, perché è una sede che funziona, dove ci sono competenze, ci sono professionalità, ci sono donne e uomini in carne viva. Sta al ministro Di Maio trovare argomenti, contenuti, metodi e forme per portare a casa la vittoria. Noi lo aiuteremo a vincere, sosterremo questa battaglia. Napoli non molla e la potenza di Napoli si sta avvertendo. Io credo che se la vicenda Whirlpool è oggi all'attenzione massima del governo, è merito innanzitutto dei lavoratori, delle lavoratrici, delle loro rappresentanze sindacali di base, ma molto anche alla città di Napoli, alla nostra amministrazione che non lascia mai indietro nessuno.